Vado a spostare in quello che è il mio meraviglioso salottino. Eccoli qui gli amici dell'Opi Bat, pronti a parlare di quella che è un'esagerazione nell'utilizzo evidentemente dell'alcol. Il tutto poi può portare alla dipendenza, una vera e propria dipendenza, con tutte le problematiche che possono nascere per i rapporti interpersonali, ma anche da un punto di vista di salute. Vado a salutare il consigliere Opi Bat, Daniela Paolillo. Ciao Daniela. Ciao a tutti, è sempre un piacere ritrovarci in un saluto di amici. Assolutamente, poi abbiamo l'infermiere Giuseppe Guglielmi, benvenuto. Grazie, buonasera anche a voi e grazie per averci invitato. Allora, ragazzi, partiamo subito con il dire che siamo giovani. Assolutamente, e su questo lo sottolineiamo. E questo lo sottolineiamo perché non ci troviamo qui con la volontà di bacchettare nessuno, perché dal canto nostro, voglio dire, siamo dei ragazzi sani che portiamo avanti una cultura votata a continuare a mantenerci in ottimo stato di salute, seppur giocando e divertendoci. Assolutamente, giusto? Sì, perché alcune volte invece si pensa che l'essere, insomma, mettere in evidenza alcuni aspetti possa essere sinonimo di una persona bacchettona, invece no, è importante evidenziare questo, è corretto? Assolutamente. Infatti oggi ci troviamo a parlare quindi di un'altra dipendenza, che è appunto quella d'alcol, ma parliamo innanzitutto un pochettino di dati, cominciamo a fare il punto della situazione, una situazione italiana alla fin fine. Quando effettivamente, guardando i numeri, notiamo che circa l'87% della popolazione ha problematiche gravi con l'alcol, beh, effettivamente un po' dei dubbi e delle domande si pongono, anche perché in passato si pensava che fosse una problematica prettamente maschile, invece no, con gli ultimi studi abbiamo visto che il numero della percentuale femminile è notevolmente aumentato fino ad arrivare a punte del 63%, e quindi questo è dovuto anche al fatto che la donna si è emancipata con notevolmente tutta la situazione che si è equiparata all'uomo, quindi ha portato dei pro e dei contro, quindi ci sia comunque vizi che comunque o problematiche più positive. Dove vogliamo comunque puntare? Naturalmente abbiamo visto che il primo consumo di alcol ha un'età che si è notevolmente abbassata, quindi il primo consumo arriva fra gli 11 e i 12 anni e calcola che comunque è molto più bassa rispetto alla media europea, che va sui 14 anni. Questo naturalmente ha destato notevole curiosità, naturalmente sappiamo che gli infermieri sono curiosi, abbiamo visto in queste puntate che si occupano di parecchi problemi effettivamente, anche sì, se non si direbbe, però sì. E abbiamo visto che il consumo dell'alcol giovanile è effettivamente ormai diventato una routine. Non solo l'età si è abbassata con tutte le problematiche che comporta, lo stavi accennando tu prima, problematiche di salute, perché l'alcol e il consumo abituale di alcol, che è diverso dall'occasionale logicamente, comporta a delle problematiche serie, problemi di salute. Sappiamo benissimo che l'alcol ha come problema uno dei problemi più famosi è quello della correlazione con la cirrosi epatica, quindi tutte le problematiche al fegato, porta problemi alla circolazione sanguigna, porta a problemi comunque di salute abbastanza gravi, nonché problemi psicologici, perché sappiamo benissimo che in determinate situazioni, magari con soggetti che già hanno problematiche di depressione o altro, può accentuare quindi tutte queste sintomatologie, portare quindi all'aumento dei suicidi, degli omicidi. Un'esasperazione. Esattamente. Nonché si diventa pericolosi per sé e per gli altri. Pensiamo a tutti gli incidenti stradali che si hanno per colpa dell'abuso di alcol. E naturalmente pensiamo anche ai costi elevatissimi per la sanità. Sai che sono aumentate di dismisura anche i ricoveri per quanto riguarda i giovani, i ricoveri per coma etilico sono aumentati in maniera esponenziale soprattutto l'estate, perché comunque si ha un consumo più semplice e largo di alcolici. E questo comporta delle problematiche, soprattutto perché c'è un simpatico comunque episodio che ti annovero, che è un fenomeno nuovo che ha cominciato a spopolare fra i giovani, che è appunto il binge drinking, cioè che il consumo di porzioni di alcol ravvicinato a stomaco vuoto nel giro di poche ore. Stomaco vuoto, poi. Sì, esattamente. E quindi questo comporta logicamente all'aumento esponenziale di tutte le conseguenze. Chiaro.
Questo è importante perché logicamente se già in una popolazione giovane più di un ragazzo dice che almeno 3 volte ha provato questa esperienza, vuol dire che è un fenomeno che sta prendendo piede. Un fenomeno preoccupante, evidentemente, da attenzionare, così come stiamo facendo all'interno del nostro salottino. Ricordiamo che stiamo parlando comunque dell'esagerazione, perché sì, poi un drink in compagnia di un amico piuttosto che del fidanzato, della ragazza, insomma, non stiamo parlando di quello, ma dell'esagerazione, di quelle esagerazioni che poi portano e possono portare anche a delle dipendenze, con tutti gli aspetti negativi che ha una dipendenza, perché poi va a peggiorare con il passare del tempo la qualità di vita della persona che, essendo dipendente, poi diventa schiava, insomma, del consumo. Giuseppe. Tant'è vero che già da tempi non sospetti, diciamo, come OPI, diciamo, come ordine degli infermieri, abbiamo eseguito anche una sorta di ricerca scientifica proprio in ambito territoriale, sia della BAT che Bari, diciamo, considerando un campione di ragazzi che vanno dai 14 ai 17 anni, uomini e donne ovviamente, con una, diciamo, percentuale maggiore di donne, perché è un campione rappresentativo della popolazione, dove è stato chiesto loro, al di là, si è voluto studiare essenzialmente quali sono le dipendenze nei giovani, e si è visto che tra le dipendenze più importanti sicuramente c'è quella dell'alcol, la dipendenza da alcol. Parliamo di ragazzi dai 14 ai 17 anni, quindi una fascia di età molto bassa. E si è visto, diciamo, studiando un po' i dati, che addirittura quasi il 20% di tutto questo campione di 300 ragazzi, quindi una sessantina di ragazzi su 300, fanno uso abituale di alcol. Un fattore che diventa importante se correlato ovviamente con altri dati, quali possono essere anche l'abuso di sostanza, quindi cannabis, inalanti e così via, e si arriva ad una percentuale del 21% di questo campione, diciamo, che fa uso abituale di alcol, che addirittura tendenzialmente potrebbero avere una dipendenza da sostanze alcoliche, diciamo, in età adulta. Ed è un fattore preoccupante, di cui noi infermieri ovviamente ci spaventiamo, e come case manager, diciamo, come, diciamo, responsabili di quella che può essere anche un'educazione sanitaria e di prevenzione, diciamo, su tutto il territorio, dovremmo sicuramente fare qualcosa, come giusto che sia. Esatto. Anche se, dimmi. Sì, anche se, diciamo, già a livello sanitario e ministeriale ci sono state fatte tutte quelle campagne di prevenzione, anche pubblicitarie, aumentando il costo dell'alcol, quindi impedendo ai ragazzi che magari hanno meno soldi di acquistarlo, diciamo, non somministrare l'alcol ai ragazzi di 18, diciamo, sotto i 18 anni. Quindi si deve intervenire in qualche modo. Si deve intervenire, perché comunque stiamo parlando di dipendenze che riguardano soprattutto i minorenni, e che per definizione non hanno quegli strumenti necessari per superare questo tipo di problematiche. Quindi probabilmente, Daniela, dovremmo essere un po' più attenti noi adulti. Sicuramente, anche perché sappiamo benissimo che ci sono degli ambienti che favoriscono o meno la proliferazione o no di un vizio. Parliamo quindi di famiglia, di scuola, sono tutti quegli ambienti nido, come si identificavano anche un po' di anni fa, dove comunque viene forgiato il carattere e quindi si cerca di arginare un po' determinate situazioni. Logicamente, se ci sono dei gap a scuola, in famiglia, naturalmente si perderà un po' il controllo della situazione. È anche il caso che i ragazzi si responsabilizzino anche in molte situazioni, perché è anche questo, è venuta a meno col passare degli anni anche una responsabilizzazione, anche la voglia di non usare escamotage quali l'alcol per relazionarsi, perché il problema è anche quello: con il passare degli anni si è avuto un blocco nelle relazioni, dovuto anche all'avvento di internet, di social network, dove c'è stato un effetto barriera. Esatto, sì. In realtà l'alcol viene usato spesso come scioglilingua. È più facile relazionarsi una volta che si perdono quei freni inibitori che la coscienza porta di per sé. E questo è sbagliato, perché alla fin fine ci si dovrebbe rapportare semplicemente per appartenenze comportamentali o caratteriali, e non perché l'alcol ti dà una sicurezza maggiore. E questo è un messaggio importantissimo. Cioè, la sicurezza viene da sé, non viene da escamotage quali l'uso di cannabis o dell'alcol. Questo è una cosa che sottolineiamo e che abbiamo sempre trasmesso anche quando abbiamo fatto degli eventi nelle scuole, o comunque abbiamo parlato con i ragazzi, soprattutto quello. Cosa vogliamo fare quindi come OPI? Sensibilizzare?
sicuramente la sensibilizzazione, diciamo, della tematica è importante, quindi intervenire nelle scuole con determinati interventi appunto di prevenzione, facendo capire loro che effettivamente non è giusto utilizzare appunto questo strumento, qual è l'alcol, che è uno strumento sbagliato, utilizzarlo come lubrificante, diciamo, nelle relazioni, essenzialmente sì. È importante soprattutto che si prenda contezza di questo, perché ultimamente, ragazzi, aggiungo questo, correggetemi se sbaglio, probabilmente la nostra società c'è una sorta di lassismo, cioè tutto è permesso, tutto è possibile, non ci sono problemi, non ci sono più regole, non ci sono più limiti, e poi però ci ritroviamo nei salottini delle trasmissioni importanti a parlare di quelli che sono stati gli errori dei nostri giovani. Però probabilmente dovremmo porci delle domande a monte. Esatto, perché secondo me un po' la figura genitoriale nel passare degli anni si è un po' persa, nel senso che si gioca più, e parlo da genitore, si gioca più a essere l'amica confidente di una figlia o di un figlio piuttosto che un punto di riferimento forte come quello di un genitore. Non è tutti, però spesso ci poniamo delle domande. Esatto. Noi lanciamo delle domande, non delle sentenze. No, assolutamente. Lanciamo degli interrogativi. Ma anche per prevenire tutte quelle che possono essere le ripercussioni, sia a livello familiare, sia a livello affettivo, sia a livello lavorativo, no? Anche personale. Si diventa molto spesso anche più violenti sotto l'effetto dell'alcol. Inconscientemente sì. Vedi i vari incidenti stradali, diciamo, sotto effetto, diciamo. Ma anche si va ad aumentare magari quell'effetto branco, perché non si hanno più dei limiti. Freni inibitori. Insomma, ci sono veramente tanti effetti negativi. Quante violenze si hanno tra giovani o no, dovute al fatto sotto che si è un po' brilli alla fin fine? E questo è anche da pensare. È comunque da valutare, ecco perché Lupi ha comunque promosso anche il progetto nelle scuole proprio per le varie dipendenze, per l'ludopatia e l'alcolismo. Proprio per cercare un po' di arginare nel limite del possibile questo fenomeno che è preoccupante. Preoccupante perché alla fin fine i giovani saranno gli adulti di domani. E quindi se noi poniamo già le basi di una società così malata in tenera età, non uso immaginare cosa potrà succedere nel momento in cui quei ragazzini diventeranno adulti e quindi padri di famiglia o madri di famiglia. E soprattutto stiamo prendendo vie che sono completamente errate. Cioè non sono gestibili, non sono più gestibili a livello proprio societario, perché ormai è una società allo sbando. E parlo da madre, mi preoccupo un giorno per quello che sarà di mia figlia, nel momento in cui entrerà comunque in una società del genere e vorrà diventare grande. Attenzione. Esatto. Ci faremo tante domande. Dove sei andata? Con chi sei andata? Perché ti sento questo odore addosso. Ma le hanno sempre fatte alla fin fine. Ne faremo qualcuna in più. Ed è giusto farle, avere un orario e fare un controllo, dormire sul divano e controllare appena tornano. Allora, io vi ringrazio per questo messaggio. Grazie mille, ragazzi. Grazie a Daniela Paolillo. Grazie a Giuseppe Guglielmi. Grazie.